Qual è, visto che parliamo di gestori, quindi di aziende, una riflessione in merito, e poi la parola all'onorevole Boccadutri per diciamo un'ultima breve riflessione, visto che insomma è chiaro che da questo tavolo di lavoro è emerso prima di tutto la necessità di voler instaurare un confronto e di dare risposta a una serie di quesiti che possono avere degli effetti ed incidere poi nella vita di chi, degli operatori del settore, che sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista imprenditoriale hanno fino ad oggi dato il proprio contributo. Grazie. La sua domanda apre un capitolo ampissimo, per la verità, perché nasconde al suo interno una serie di riflessioni che si possono fare. Comunque, quando abbiamo letto la proposta di legge siamo rimasti sorpresi, perché noi abbiamo introdotto il concetto di fondo di garanzia fin dalla nostra nascita, no? Come azienda nel 2009 noi abbiamo fatto i primi contratti e abbiamo previsto il concetto del fondo di garanzia, e sondando il mondo intero dove si gestiscono sistemi di questo genere non l'abbiamo mai trovata da nessuna parte, e quindi a un certo punto abbiamo iniziato a parlarne. Evidentemente questo messaggio è arrivato al posto giusto, evidentemente. Poi ci siamo resi conto che il fondo di garanzia in effetti, che cos'è? È una porzione, diciamo, di moneta complementare prelevata da ogni singola transazione e messa in un fondo, ok? Che per la verità serve per la risoluzione di eventuali controversie, in modo che il gestore abbia, diciamo, in un certo senso istituita una commissione, arbitrio su questa massa e poterla eventualmente rifondere in caso di stranezze, di transazioni non andate a buon fine. Ma poi ci siamo resi conto che il fondo garanzia in effetti non aveva solo questa funzione, ma una funzione determinante nel funzionamento della microeconomia, nel microcircuito, che è quella di creare abbondanza nel circuito. Mi spiego meglio: se due entità fanno una transazione e una piccola parte di quelle transazioni viene posta in un fondo garanzia, io sto privando una delle due parti di un potere d'acquisto che loro non avranno mai più, ma che sarà nel fondo garanzia. Quindi avremo a disposizione più beni e servizi di potere d'acquisto all'interno di questo microcircuito. E questo genera abbondanza, come la chiamiamo noi. Sono riflessioni che noi abbiamo, diciamo, determinato strada facendo nella conduzione delle nostre imprese. E una condizione di abbondanza è indispensabile per il funzionamento di un circuito, perché se tanti hanno moneta complementare ma non c'è nulla da comprare, semplicemente perché non c'è fiducia nel sistema e nessuno mi vuole vendere nulla, il sistema non funziona. Noi ci siamo resi conto invece che introducendo questo meccanismo, che tutela sicuramente le transazioni ma soprattutto crea abbondanza, a quel punto il meccanismo funziona. E queste, diciamo, sono alcune delle riflessioni che ci portano a pensare che noi possiamo contribuire molto nella stesura eventuale, diciamo così, di leggi, norme che possono dare una regolazione al sistema. E diciamo, abbiamo creato degli indicatori, delle formule per determinare qual è il livello esatto di diciamo così, di abbondanza, chiamiamolo così, nel circuito. Perché chiunque, non so se vi ricordate quando c'erano i gettoni telefonici, ve li ricordate? Immagino di sì, tutti si ricordano i gettoni telefonici. Non sono proprio una moneta complementare, però diciamo era un qualcosa che veniva utilizzato in sostituzione delle 200 lire, delle 100 lire, poi non so, io non c'ero più prima, ma forse delle 50, 40, non mi ricordo più. Comunque sono nati forse negli anni 60 o giù di. Comunque, al di là di questo, era una massa monetaria inserita all'interno di un contesto, e chi ce l'aveva in effetti poteva utilizzarla. Quando a un certo punto sono passati dalle 100 lire alle 200 lire, qualcuno che ne aveva annusato l'affare sicuramente l'ha tenuta in casa, e quelle persone si sono trovate a raddoppiare il loro potere d'acquisto in un contesto dove quella moneta veniva accettata. Allora immaginate la possibilità di tutte le imprese, di tutti i cittadini, di avere il doppio del potere d'acquisto che hanno oggi. Semplicemente perché, e questo cosa genera? Genererà probabilmente il doppio del fatturato, il triplo, quadruplo, un effetto valanga a dismisura. La misura diciamo così, del potere d'acquisto da dare in mano ai cittadini naturalmente dipende un po' dal contesto sociale e finanziario nel quale oggi stiamo vivendo, ma certamente, per riportarlo al concetto di barter, quindi ai circuiti di compensazione, è in stretta relazione con il concetto di abbondanza, cioè se io ho in mano moneta devo avere beni e servizi da comprare, altrimenti non funziona. E ci siamo resi conto che l'istituzione del fondo di garanzia, oltre a tutelare gli aderenti al circuito per eventuali transazioni non andate a buon fine, sicuramente genera un elemento di abbondanza. Ma questa, come tante decine di altre deduzioni che noi abbiamo raccolto sulla base dell'esperienza che abbiamo maturato sul campo, sono a disposizione del legislatore, di chi vuole stilare una legge che sia, diciamo, compatibile con il caso specifico sul campo. Grazie.
Vista la ricchezza dei contenuti e la voglia di continuare questo dialogo, oltre alla sessione dei lavori, io vi comunico che l'Osservatorio, in virtù del Dipartimento di Mediazione Economica che ha costituito, organizzerà un convegno ad hoc su questo tema. Pertanto pubblicamente invito nuovamente l'onorevole Boccadutri e tutti coloro che potranno fornire il proprio contributo per continuare il dialogo e nell'ottica di portare avanti una proposta di legge che diciamo rappresenti in pieno le esigenze di tutti gli interlocutori. Onorevole Boccadutri, un saluto finale, grazie. No, grazie, allora sarà diciamo anche quella l'occasione per rispondere, che non volevo eludere, anche altre questioni che sono sollevate, molto interessanti e anche di stimolo su, non soltanto sulla legge, su questa legge, perché una è, non ho risposto, la relazione fra le varie camere di compensazione effettivamente non l'abbiamo prevista, non l'avevamo proprio pensata, ed è invece una cosa appunto che non risolvo dicendo non è vietata, quindi si può fare, non ho davvero pensata quando costruiamo appunto l'impianto della legge, invece potrebbe diventare un elemento sul quale invece si costruisce un'ulteriore norma, diciamo appunto della almeno nella parte appunto di mutual credit, insomma, della proposta. E il professor Gallone ci ha regalato moltissime sollecitazioni invece anche sia appunto generali sulle quali potremmo essere qui a discutere diverso tempo, e io spero di farlo in questa prossima occasione, non di meno anche l'idea appunto di una normazione e un'incentivazione sostanzialmente fiscale anche del sistema delle permute sull'immobiliare, che effettivamente potrebbe rivitalizzare un mercato che rischia sostanzialmente, che è, sappiamo come è messo. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a tutti. Allora, io ringrazio i componenti del tavolo di presidenza per questo interessantissimo